sarà breve. E per non togliere spazio poi alla presentazione vera e propria, quel volume di Simona Sperindei, che offre un ricchissimo contributo alla storia delle ricerche degli eruditi locali marchigiani tra 500, 600, 700 fino ai giorni nostri, apportando nuovi documenti, alcuni dei quali inediti, di sicuro interesse anche per le ricerche archeologiche che si svolgono tuttora nell'area. Infatti diversi documenti da lei recentemente recuperati e pubblicati in questo volume permettono di illuminare in maniera diversa, di affrontare in maniera diversa diversi aspetti problematiche, interpretative, archeologiche che abbiamo adesso, che abbiamo affrontato anche adesso nel corso dell'ultima campagna di scavo che si è susseguita negli ultimi 2 anni nell'area della pieve, adiacente alla pieve di San Pitino, di San Cassiano Pitino. Se noi oggi sappiamo infatti con sicurezza qual è il sito dove sorgeva l'antica Pitino Pisa Orense, questa certezza recente risale agli anni 20 del 1900. La discussione invece dell'origine del luogo sul quale sorgeva la città romana viene affrontata dal 500. Le prime testimonianze troviamo citato problema della localizzazione di Pitino Pisa Orense dall'erudito Lorenzo Astenio, bibliotecario del Duca di Urbino. Lorenzo Astenio era nativo di Macerata Feltria, nacque qui tra il 1435 e il 1440 e grazie al rinvenimento di un'iscrizione che non abbiamo più ma che c'è da lui tradita, riuscì a ipotizzare appunto la localizzazione di questo sito, Pitino Pisa Orense, fosse proprio lì, adiacente alla pieve di San Cassiano. Quella che vedete nella diapositiva è l'indicazione che oggi conosciamo, dove doveva sorgere la città romana, sull'altura e nel pianoro circostante ai fiumi e torrenti Apsa e Cacciavello. Possiamo girare. Questo appunto è l'opera di Lorenzo Astenio della metà del Cinquecento. Agli inizi del Seicento il dibattito riprende. All'inizio del Seicento il dibattito sull'interpretazione del luogo su quale sorgeva Pitino riprende con Filippo Cruverio, geografo tedesco naturalizzato in italiano, Filippo Cruverio. E che in questa cartina famosa pubblicata tra il 1619 e il 1624 anch'esso identifica con precisione il sito di Pitino Pisa Orense collocandolo sull'odierna Macerata Feltria. E Filippo Cruverio in particolare segnala un'altra iscrizione in base alla quale riesce a ubicare poi il sito romano, la prossima. Iscrizione che oggi si trova presso il Museo Liberiano di Pesaro e che mostra una dedica a una patrona Iena Balbina, patrona di Rimini, di Pesaro e di Pitino Pisa Orense, come potete notare. Sulla base della contiguità di queste tre antiche città romane, Filippo Cruverio ipotizza appunto che la localizzazione di Pitino Pisa Orense fosse qui. Ancora nel Seicento il dibattito prosegue, un altro studioso che si occupò della questione, Cimarelli, nelle storie di Urbino, pubblicate nel 1642, e colloca l'antica Pitino Pisa Orense qui vicino all'odierna Macerata Feltria, sul Monte Nersena, descrivendo una copiosa quantità di rovine, lui dice, che ancora poteva notare ai suoi giorni. Descrive in particolare rinvenimenti di grandi e piccole statue di bronzo, di marmi e di elogi di uomini egregi. Noi infatti molte delle iscrizioni che conosciamo, che provengono dall'antica Pitino Pisa Orense, riguardano in particolare dediche, dediche che la cittadinanza di Pitino Pisa Orense aveva fatto a uomini che si erano distinti delle cariche pubbliche, che avevano fatto particolari offerte, e sono iscrizioni che oggi non abbiamo più, ma che conosciamo proprio grazie a questi primi studiosi che ce le tramandano.